Ragazzi, ragazzi e ragazze, ben ritrovati qua con DJ Slash. Ragazzi, oggi siamo qua con una puntata su Vanilla Craft Tubers, questa cosa qua. E ragazzi, oggi sono con una puntata che si chiamerà Arredo Casa, perché ragazzi, oggi voglio farvi vedere la mia casa, come verrà, possiamo dire, come verrà arredata e come si... possiamo dire modificherà questa serie. Ragazzi, oggi sì, sono in compagnia di Hacker, però l'ho silenziato perché devo fare questo video in maniera silenziosa e in maniera molto possiamo dire complessa, inteso devo farvi spiegare un paio di cose. E ragazzi, molto probabilmente per quanto riguarda i video di Minecraft cambieranno un pochino, perché ragazzi, adesso io c'ho la scuola e ragazzi, adesso dovrò organizzarmi meglio, inteso cercherò di registrare un'oretta, due, e con quell'oretta, due, cercherò di fare un, due, tre episodi. Quindi ragazzi, non starò ogni volta beati ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, e vi dirò, mettete un mi piace, un commento, ma sarà un video che si dividerà in tre episodi. Comunque ragazzi, sono entrato nel Nether e ragazzi, oggi abbiamo fatto un casino, perché il semplice motivo che il Nether è fatto malissimo. Cioè ragazzi, penso che è il Nether peggiore della serie che abbia mai fatto su Minecraft, perché noi non siamo spawnati proprio nel Nether, siamo spawnati in uno schifo, siamo spawnati in una parte del Nether dove siamo chiusi, ragazzi, non c'è altamente niente, ci sono 5-6 metri disponibili e tutto il resto non c'è proprio veramente altamente niente. Vedo come mi stanno scrivendo su WhatsApp, ma non ho tempo, ragazzi, e vi volevo far vedere ciò che ho, possiamo dire, trovato. Intanto buttiamo giù questo pigman, adesso aspettiamoci all'orda di pigman che mi vorrà stuprare. Tanto non mi fate niente, aiuto, questi qua non li avevo previsti. Cerchiamo di mettere anche un paio di torce. Intanto qua dobbiamo fare lo slalom con il pigman. Tanto sono buggati, non mi seguono più. Aiuto. Ragazzuoli, adesso andremo a vedere la mia casa. Penso che quella casa la farò esagerata, per il semplice motivo che vorrei fare 15 piani. Ragazzi, 15 piani sono molti, 15 piani arredati, e vorrei fare una specie di grattacielo. Questa cosa qua l'ho, possiamo dire, creata, l'ho cercata di aggiungere al mio, alla mia serie di Minecraft Vanilla, perché voglio fare una cosa, ragazzi, voglio cercare di fare una serie con voi. Cosa vuol dire una serie con voi, direte? Ragazzi, dato che stiamo arrivando alla somma di 500 iscritti, ragazzi, veramente grazie mille per questo sostegno che mi state dando, mi è venuta in mente una cosa. Dato che sto notando che tante persone che mi seguono hanno anche un canale YouTube e nel loro canale stanno, possiamo dire, argomentando di Minecraft Pocket Edition, da Minecraft, scusate, dato che io sono l'host di questo mondo, potrei tranquillamente farvi entrare in questa vanilla e farvi fare una casa, farvi fare qualcosa che potrebbe rendere questo mondo un pochino più simpatico, un pochino più, possiamo dire, più organizzato e più bello da vedere. Guardate come è fatta bene questa mia casa, sembra molto in stile moderno. Quindi ragazzi, se raggiungeremo una soglia di 5, 6, anche 10 like ad episodio e noterò un riscontro positivo per quanto riguarda le visualizzazioni, aspettatevi tra poco ad poter entrare, non tutti, ma piano piano, e da persone che io, possiamo dire, capirò che sarete persone serie, di entrare in questo mondo. Ragazzi, se vi interessa questa cosa qua, cominciate da subito a sostenere questa serie con un bel like. Vi consiglio, vi chiedo gentilmente una somma di 4-5 like per episodio, giusto per sostenerla. Comunque ragazzuoli, questo qua era un video giusto per informare le persone che seguono il mio canale. Se siete interessati, il like, commentate se avete qualche, possiamo dire, idea da darmi, inteso video
su Minecraft cerca di fare quello, cerca di fare quell'altro. Per quanto la mia casa sarà molto 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 bella, sarà totalmente in legno per quanto riguarda i primi piani, e ragazzi, poi faremo piani diversi, piani di pietra dove faremo i camini, piani di possiamo dire con la terra del Kenya. Veramente voglio fare una cosa veramente fatta molto bene. Quindi ragazzi, se vi interessano queste cose qua e vi interessa questa serie, vi ricordo di mettere un piccolo mi piace, un commento, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, andate a vedere il mio precedente video, però non lo spone più, da qua è tutto, di Jesse, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.